Il movimento ambientalista di Milazzo e della Valle del Mela giovedì mattina ha inviato una lettera aperta all'amministrazione comunale mamertina, bacchettando l'amministrazione sul tema della sponsorizzazione dei vari eventi della cittadina provenienti sempre da grossi gruppi industriali. Per il movimento queste sponsorizzazioni recherebbero danno al territorio, un danno riconosciuto nel piano paesaggistico dell'ambito 9 appena approvato. Si riferiscono al polo industriale di Milazzo, in particolar modo alla raffineria e alla centrale elettrica. Un contrasto che secondo loro danneggerebbero il valore e le valenze che i luoghi ancora possiedono. Da cittadini milazzesi e del comprensorio proviamo un senso di disgusto nel vedere i luoghi delle grosse industrie inquinanti affiancati a quello della città di Milazzo, scrive il movimento. Una situazione che vede un territorio pesantemente colpito anche dal punto di vista dell'inquinamento, e anche su questo punto in una nota ci vanno giù pesante. Tale situazione lede anche alla dignità di tutti quei cittadini che sono affetti da patologie ambientali o che purtroppo non sono più tra di noi. Chiedono per questo che il Comune provveda nel più breve tempo possibile a modificare il regolamento per la concessione del patrocinio della città di Milazzo. Così facendo non venga più concessa la presenza di sponsorizzazioni da parte di aziende concesse ad attività industriali che, ai sensi del piano paesaggistico dell'ambito 9, rappresentano fattori di degrado che ledono il territorio.